Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo video su Bigly House e oggi con la deck profile di Eldritch Trappole. Un mazzo anti-meta, se possiamo chiamarlo così, per il meta attuale, perché molti mazzi soffrono le trappole per il semplice motivo che ormai i giocatori non giocano più contro i back-row deck, perché i back-row deck fanno tutti schifo, tranne effettivamente questo. Triple Grid, che è il best deck, fisicamente dall'extra deck non può tirare fuori niente che protegge effettivamente dalle trappole, di conseguenza questo mazzo possiamo definirlo effettivamente anti-meta. Quindi cominciamo con la deck profile. Cominciamo con i mostri che sono letteralmente tre, due Lord e un'Ecclesia, molto semplicemente. Due Lord, sempre per il reparto Eldritch, ovviamente, non ne servono tre. Roba da secondo sono molto buoni a pescare perché ci sono da removal. Ecclesia, posso dirlo, è un'idea che ho capito e mi è piaciuta molto da Triff, sinceramente do i credit a lui. Molto carina la sua idea che mi è piaciuta, che praticamente nel momento in cui dobbiamo mandare uno di punishment e spaccare soltanto un mostro, ci dobbiamo mandare Titanclad, così alla end Titanclad ci speciale Ecclesia in difesa, così oltre ad avere un piccolo body che comunque va sempre comodo, ci diamo un altro punishment per dopo, molto carina. Comunque tre mostri non ce ne servono di più. Poi giochiamo come spell tre land. Questa Triff manco la gioca. Questa mi piace tantissimo perché ci cerca interruzioni da primo e ci cerca il removal da secondo. A me sta carta piace tantissimo. Posso capire il perché non giocarla, perché comunque non è di per sé un'interruzione e ci occupa uno spazio, però tante volte ci mandiamo di Lord, è sempre buono da avere. Ci fa guadagnare tantissimo vantaggio di risorse. Poi giochiamo 3 Extravagance. Non gioco Prosperity perché tanto obiettivamente in questo mazzo non voglio vedere determinate carte, ma voglio pescare quelle carte, tanto ogni trappola vale l'altra. Il più non sono neanche Mass per turn. Anzi, metà delle trappole non sono nemmeno Mass per turn, quindi pescare neanche di più va bene, piuttosto che Prosperity. Finite le magie, cominciamo con le trappole. Finita la parte noiosa, che sono di 9 carte letteralmente, andiamo con le nostre 31 trappole. Allora, questo è il vero mazzo. quelle scarse, ovvero 3 Sun Queen, 3 Conquistador, 3 Akero. Per dire, Triff giocava una che giocava 2 Akero e giocava Black Awakening. A me Black Awakening fa abbastanza cagare e poi voglio avere il terzo Akero. Oltre che perché tante volte veramente con questa versione il beatdown lo fai sul serio con lui, 1008 attacco. Cioè, di solito non bene, ma sto giro mi accade per niente ogni volta di avere bisogno del body con cui bittare. Perché comunque Drytron è il matchup peggiore che abbiamo, perché è il mazzo più resistente alle nostre trappole in generale. Soffre poco i floodgate che abbiamo, a parte ovviamente Skill Drain e Order. Però parlando di Rivari e Gozen, che dopo vedremo, li soffre relativamente poco. Rivari più di Gozen, ma li soffre comunque pochino. E anche Punishment di solito un po' pre-side prima di mettere Ariel è poco incisiva. Ice Dragon è praticamente inutile, quindi Drytron è veramente il mazzo peggiore contro cui andare. Questo ci aiuta a dare un po' di solidità contro il matchup. Ora giochiamo 3 Punishment, che è una trappola veramente fortissima. Del blocco extra non ci frega un cazzo, appunto come vedremo un po' i target che abbiamo, comunque è fortissima sta carta. Ice Dragon Prison, che non è proprio una carta fortissima in sto meta perché contro Drytron è abbastanza inutile. Cioè, diventa utile nel momento in cui ha l'Xyz al cimitero, però di solito resta sempre in campo fino a tipo a fine combo, quindi è abbastanza inutile. Contro la Triple Grid è decent, però non così tanto forte. Il problema è che finché ci sa più che altro Dragoon, questa carta dobbiamo per forza giocarla. E comunque è utile contro anche i mazzi rogue strani, quindi principalmente per Dragoon. Se bannassero Dragoon, se il formato fosse questo, non ci fosse Dragoon, probabilmente giocherei un'altra trappola, perché non è una trappola così incisiva in questo formato. Probabilmente giocherei forse Transmigration Prophecy. Poi giochiamo la carta più forte del mazzo, probabilmente. Torrential, perché è fortissimo. Tanto più delle volte i nostri mostri o Lord indistruttibile in campo, oppure non li ho, appunto. Carina anche perché in caso possiamo anche farla un po' alla Needle Ceiling, quindi evochiamo la trappola Eldritch e tiriamo Torrential, quindi la facciamo triggerare quando vogliamo noi. E contro Triple Grid è fortissima, contro qualsiasi deck è fortissima, sta carta è veramente troppo forte. Poi giochiamo 2 Trap Trick, molto carina per cercarsi qualsiasi carta vogliamo. 2 e 3 sono troppe, obiettivamente va bene a 2. Poi giochiamo la trappola più forte che c'è, a parte Order Skill Drain probabilmente. Sì, contro Drytron Break DT hai vinto praticamente. Vabbè, Strike è fortissimo, non so neanche parlarne, è troppo forte. Purtroppo mi ha fatto perdere al time, ma non la penalizzo per questo. Poi giochiamo 3 Rivari, 3 Gozen e 2 Skill Drain, per ricordare i tempi andati contro Draco, bei momenti. Manca Dark Embi, ma Dark Embi è un po' un suicidio. Obiettivamente Rivari e Gozen sono veramente fortissimi in sto formato. Ci sono pochi mazzi che la soffrono poco.
anche mazzi molto simili hanno sempre bisogno di passare per un mostro diverso come attributo, come tipo. Tipo Drytron banalmente, anche l'Incuribo, per Gozer almeno. Per Rivar invece basta semplicemente bloccarlo sulle sue macchine e non può entrare nei planetari di parto rituale, perché sono tutti fate, a meno che non giochi il rituale quello grosso, ma non si gioca mai. Se arriva che Gozer sono forti dipendenti contro tutto il meta, e certo vabbè contro un po' di outsider strani, tipo Salaman Grit, Gozer fa schifissimo contro Drytron, a meno che non passi per l'Incuribo. Poi se sanno che giochi un mazzo del genere, non ci passano mai per l'Incuribo, non rischiano mai la giocare, non rischiano mai quella giocata. Ma li puoi loccare se fanno un altro Link 2 a casa, ma comunque vabbè. Poi vabbè, oltre Skin Drain sono le carte più forti di Yu-Gi-Oh! Allora, come extra deck, giochiamo le uniche carte che abbiano veramente senso sono 3 Antis, 2 Bastard e 2 Apcaloni e Link Spider. Queste sono le uniche carte che veramente dovete giocare. Link Spider ne giocherei pure 2, a dire la verità, però vabbè. Antis per Punishment. Questi tre sono tutti target di Punishment. Di side giochiamo Ariel, che aiuta tantissimo contro Drytron, appunto, principalmente. Post side, appunto, contro Drytron è molto semplice giocare. Un po' più semplice, non molto, però è sempre un palo. E Link Spider per l'incalcibile trappole. Ne giocherei pure 2 di questo in realtà, però sì, ne giocherei pure 2. Poi come altri mostri next deck gioco una Finish, un Unicorno, un po' generici, che va sempre comodo. Un Soldier of Chaos che è fortissimo. Poi lui, che fa un botto ridere. Non entrerà mai in campo perché realisticamente 5 mostri manco ce li abbiamo, fra un po', fatti via 3. Però se entra fa troppo ridere, perché è tipo immune a tutto, non può essere tutto in battaglia, è stato a light, divertente come carta. Però è semplicemente un 5.000 da mandare di Punishment. Pertanto tranquilli che non ve lo possono rebornare con Reborn, perché se no mandiamo di Punishment. Potete giocare lui, potete giocare anche Drago a 5 teste, la fusione è quella di Black Luster Soldier, più Drago bianco, chi blu finale, basta che sia un mostro con 5.000 attacco, giusto uno dei 3 mostri con 5.000 attacco che ci sono, per mandare di Punishment, per outare anche qualsiasi mostro in caso serve. Di solito non serve mai, ma ogni tanto se c'è un mostro troppo grosso può essere fastidioso cavarlo. Banalmente anche un Construct è abbastanza fastidioso. Poi un Pleiades come Xyz, perché è carino, aiuta sempre. Lo possiamo fare tranquillamente con le trappole. Poi 2 Dragaud e poi Dresdelar. Gioco Starlight Road di side, che fa cagare, ma quando uscirà Bode, che uscirà Gesù della prigione del cielo, questi volano via, ci metto qualcos'altro. Per adesso ci accontentiamo. Ci aiuta a evitare Twin Twister molto meglio di Waking the Dragon, per il semplice fatto che comunque, naturalmente, che se abbiamo 5 settate, non so se ci fa Lightning Storm, se ci becca possiamo anche fare un Waking, ma realisticamente fare un Ultifalco o un Last Warrior, che realisticamente sono... Allora, Ultifalco non fa niente, Last Warrior è facile da outare, quindi è molto meglio proteggersi la Becro e avere Stardust, che ricordatevi che se entra e lo tributate per proteggere qualcosa da istruzione non può più rientrare, perché sta dentro la Dragon specialmente e lui si rievoca l'Ender, non è che ritorna. Quindi vabbè, ci accontentiamo, si aspetta per quel cazzo di King of the Sky Prison, che fa molto ridere come carta. E ripeto comunque che questi ultimi spot sono veramente quel che volete. Per dire, Triff ad esempio, aveva un Starlight Road, gioca il reparto con Celine più le 2 charm per fare Access Code, l'ho tolto perché realisticamente l'unico modo per cui abbia senso quella combo è pescare Ecclesia. Ed era abbastanza raro trovarsela in mano o trovarsela di evocare di Punishment, quindi ho messo questi tre. Questo è tipo il nostro preferito, quindi va bene così. Poi vedete un po' voi, sinceramente. Quindi quello che vi piace, potete anche metterci tanti meme. Poi vabbè, ovviamente di side non vi consiglio di giocare Entrap. Giocate Removal come Golem di Lava, Sphere Mode, tutte quelle porcherie là. Comunque questo mazzo è molto molto solido, molto forte. Se volete giocare un mazzo con le trappole, realisticamente questo è l'unico che abbia senso. Forse anche Amazement ha un minimo di decenza, per il semplice fatto che comunque anche lì avete pochi mostri da giocare e tante trappole da inserire. Però questo è un po' meglio perché avete il mostro più grosso, avete più removal, quindi... Volendo potete giocare l'engine al posto di Dogmatica, potete giocare Amazement con le 3 trappoline, però Punishment fisicamente è enorme. Punishment lo giochi anche in Amazement. No, volendo puoi giocarlo anche là, quindi... No, puoi chiamare tipo Ice Dragon Prison per mettere 3 trappole e 2 Arle. Vedete un po' come volete, questo secondo me è il miglior modo per giocare Trapeldis. Potete anche giocarci Dragoon, ma anche lì troppi brick. Questo mazzo è buildato con un po' la formula... del non puoi pescare male se giochi soltanto se non giochi carte brutte, ed è vero, perché realisticamente non giochiamo brick tranne forse questi due, e a meno di non pescare carte proprio in più copie, almeno di quelle one spectrum, perché tipo TT e Strike ben vengano,
Questo mazzo rende veramente bene. Non c'è niente di sia da primo che da secondo, appunto, come ripeto, come ho ripetuto per tutto il video. Se andate contro G1 contro Drytron, se non vedete Strike potete concedere, G2 se non vedete, se non vedete Strike o Sfirmo e Golem di Lava potete concedere. Quindi Drytron è veramente l'unico mazzo fastidioso per questo deck. Per tutto il resto qualsiasi mazzo prende il cazzo. Comunque, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, lasciate un like, iscrivetevi al canale, campanellina, come al solito. Ciao!